pezzo. Claudia. Non fa le foto. Ma sei capace? Ma che ne so, non fa la foto, come funziona? Dimmi, fa un bel sogno. Mi pare, l'anello giù, per stendere lo zoom. Forse non l'ha rotato. Adesso, guarda, non te lo dice più. Sei capace a fare filmare? No, non è capace. Senti, Gianlu, faglielo vedere. No, che cosa? Non dire parolacce. Che devi fare? Dare 50. Ma funziona? Usa le porte. Io sento quel gozzetto di vedi. Bello, bello. Quanto può costare quel io e te? Siamo io e te. Questo qua bianco. Un altro. Si stanno a fidare. No, lo sapevo perché mi avevo detto che non potevi vedere perché. Non mi ha sentito. Sono fidata. Ti devi fidare. Ti devi fidare. Vi do un abbraccio enorme. La batteria, un bocio, la batteria del megafono. Va bene. Un bacio enorme. Dai un abbraccio a Maurietta. Ciao bello. La carta non è strappata, già me lo vedo. Ma che è? Oh, ma che è? Oh! Palespa! Casco se non era cambiamo. Ah, bravo, cambiamo. Casco Vespa, è bellissima. Ma figliato, è forte, è bello, è bello. Va bene. Dov'è il megafono? Dammi il megafono. Dove sta? Megafono. Come senza batteria. Chi è che ha preso la batteria del megafono? Marco. Glielo fai vedere a Lorenzo? Che? Il casco. Ma no, il casco è troppo grande. Ma che cos'è, Marco? Un discorso. Ma è un discorso che schifo tu. Ma se non mette il megafono. Vabbè, ma se non... Sì, ma se state così, no, vabbè, imbarazzato. Sì, no, ci vuole... Mettete le seduti in ginocchio. Marco, non te ci Marco, il megafono non ce l'hai. Hai la tua, va? Il discorso. Il megafono non ce l'hai. È la tua la macchinetta, cavolo. No, questa è la fine. È un attimo, dovete darci qualche secondo perché gli antitecnici sono quelli che sono. Sta facendo. Perché mi dico se c'è una gamba? Non è. Io vado così, vediamo che succede. Chi voleva questo bicchiere? Daria. Allora, pensiamo che devi dire una cosa. Vai vicino a noi. Non ci siete. Ma dai. Vabbè, 40 anni. Bravo. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Passano gli anni e si invecchia. Quando vedo ragazzi ventenni penso che potrebbero essermi figli. Terribile. Sono contento di avervi tutti qui. È una festa bellissima e spero che vi troviate bene. Quest'anno è per me un po' speciale.
mia moglie che non vedo, il migliore regalo della mia vita, così non mi può di più niente, ripeto, il migliore regalo della mia vita, sta per rendermi padre. Ora cambia la musica. Devo diventare grande per forza. È finita la stagione di Peter Pan. La sindrome di Peter Pan è finita. Allora, ho deciso di festeggiare i miei primi 40 anni alla Lega Navale di Civitavecchia, perché per me questo luogo è come una seconda casa. Senza di lei mi sentirei felice a metà. Qui, circa 10 anni fa, ho imparato ad andare per mare. Come mio padre, che non vedo. Davanti a te! Mi ha insegnato a camminare il mio ex maestro Marco Corti. Mi ha insegnato un'attività altrettanto importante: saper veleggiare e rispettare le regole non scritte della natura. Impossibile non camminare, ma impossibile soprattutto essere privato del mare. Una fonte di ispirazione continua, un continuo apprendimento, un continuo susseguirsi di idee ed emozioni. Se la terra è stabilità e certezza, in una parola la ragione, il mare di contro rappresenta l'aspetto della emotività, dell'irrazionalità, un gioco continuo di movimenti senza direzioni certe, un'autostrada della felicità. Spesso le visioni e certezze le trovo proprio in questo fluido contorto e mutevole del colore e della forma. Quando mi allontano dalla costa sono solo, sono io con il mio timone e la mia curiosità di scoprire nuovi orizzonti, una forma di meditazione profonda, un dialogo segreto e intimissimo. È difficile tornare a terra, quando i gabbiani delfini ogni tanto si avvicinano e sembrano quasi sorridere. Sono immagini difficili da spiegare perché spesso non riesco a decifrarle nemmeno io. Questo è il bello del mare e della vela. Eppure io, come voi, sono nato sulla terra ferma, sulla terra grassa e bella. Sono un puntino d'umanità, nel bene come nel male. Amici, oggi ho passato la boda dei 40 anni. Ci vediamo, se tutto va bene, tra 8 lustri. Siamo ancora aspettando il tuo discorso. I figli vengono bene e male. Ma la differenza tra il terra e il mare è stupenda. La bella ti ha fatto bene, La bella ti ha fatto bene. Complimenti! È un mistero, non ve lo posso dire. Me lo dai un bacio o no? Ancora non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire ancora. È un progetto tanto di spirito. Ma stasera c'è. No. Ma parte come amo. Come le pizze, bella! Ma non ti piace! Il cuore che parla, bisogna farlo quella. Guarda qua. Vedi, sì, i miei cosi, vedi. Dai, per favore. Cioè, il video e soprattutto l'audio, io odio di sentire la...